Presidente, un'edizione che cresce di anno in anno. Sì, ogni anno diciamo che siamo sempre di più, anche quest'anno probabilmente ora bisognerà fare dei conti, arriveremo sempre sui nostri 1000, la quota dei 1000 ancora non l'abbiamo superata, ma speriamo che nei prossimi anni faremo anche questo. Nella vostra vita la Vespa cosa rappresenta? Rappresenta diciamo uno svago, ha una passione, perché io ho anche la moto, però la Vespa ce l'ho nel cuore da quando sono ragazzo, me la sono comprata da pensionato, me la sono fatta di regalo e ho già fatto tanti raduni e mi piace andare in Vespa, e poi la compagnia, le amicizie, è un'aggregazione. Sei venuto in Vespa da Salò? In Vespa, esatto. Siamo partiti ieri sera alle 4, no, domenica, tra notte tra domenica e lunedì alle 4, siamo arrivati qua ieri sera. Siamo sempre temerari, siamo sempre stati temerari. Ci piace viaggiare anche tragitti molto lunghi. Quindi quante ore ci avete messo? 5 ore. Ho portato la batteria di... Funziona. È solo per quello? Solo per quello, sì, per mandare questa roba qui, se no mi si spinge la Vespa, me la tira. La Vespa ce l'ho sempre avuta, da ragazzetto ho avuto una 50, poi ho avuto l'Ape, ho avuto un Ciao... E poi niente, ora che sono fatto un po' più anziano mi sono dato a fare le gite con gli amici, con un Vespone più grande, un 125. Non so se lo riconoscete, ma è il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, con che tipo di Vespa? Col PX 200 del 1984, col quale ho fatto il giro del Vespa Club del 1 maggio 2017, poi l'ho fermata, l'ho spenta e l'ho rimessa in moto ieri, al secondo calcio è andata a moto. Vediamo se va. Perché avevi dubbi? Di che anno è? 1984.